Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale, do la parola al segretario per l'appello. Sì, buonasera. Mauro Smeraldi, Chiara Smeraldi, Cavani, Smerieri, Montaguti, Sirotti, Grandi, Uguzzoni, Amidei, Cristoni, Minozzi, Gasparini, Pesci, Clò, Zagnoni, Bazzani, Piseddu. No, non c'è. Ok. Allora, il primo punto all'ordine del giorno riguarda le comunicazioni consuete rispetto alle interrogazioni e le interpellanze. Volevo semplicemente comunicare che le interrogazioni presentate nel 2014 per il periodo che va dal luglio al dicembre, quindi di questa legislatura, sono state evase e tutte le risposte sono visionabili nel sito istituzionale del Comune, quindi sono state risposte a tutti. Voglio comunicare inoltre che l'amministrazione ha provveduto a rispondere alle interrogazioni, interpellanze pervenute dal 1 gennaio 2015 al 28 febbraio, nonché i tempi di risposta di ciascuna interrogazione sono stati rispettati. Tutte, anche queste, dei primi mesi del 2015 sono visionabili sul sito del Comune per chi fosse interessato a prenderne visione. Sulla seconda comunicazione, che riguarda sempre una presa d'atto, quindi non segue una votazione, riguarda una variazione della composizione dei gruppi consigliari. Quindi la comunicazione riguarda, vista la nota pervenuta dal consigliere comunale Bazzani Enrico, registrata al protocollo generale del 25 marzo 2015, il consigliere dichiara la propria volontà di distaccarsi dal gruppo consigliare La Vignola che vogliamo per entrare a far parte del gruppo consigliare Partito Democratico. E vista la nota pervenuta dal capogruppo del gruppo consigliare Partito Democratico, registrata al protocollo sempre il 25 marzo, con la quale il capogruppo a nome di tutti i componenti dichiara di accettare, quale componente del gruppo consigliare Partito Democratico, il consigliere Enrico Bazzani. Quindi il Consiglio Comunale prende atto della nuova composizione del gruppo consigliare del Partito Democratico e che al gruppo consigliare La Vignola che vogliamo non appartiene più alcun consigliere e che di conseguenza il consigliere Bazzani Enrico, ai sensi dell'articolo 64,5 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, non sono più riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consigliare. Quindi della nuova composizione della conferenza del capogruppo consigliare aggiornata appartengono quindi Enzo Cavani per Vignola Cambia, Amidei Roberta per Vignola per Tutti, Minozzi Mauro, Lista Civica Città di Vignola, Giancarlo Gasparini per il Partito Democratico e Nadia Piseddu per il Movimento 5 Stelle. Poi seguirà la comunicazione a questo punto del capogruppo Giancarlo Gasparini per l'assegnazione della commissione consigliare. Volevi fare una dichiarazione, Enrico? Prego. Buonasera a tutti. Trovavo quantomeno giusto spiegare fondamentalmente perché e cosa è successo. Intanto ho visto che Andrea Paltrinieri ha scritto un articolo, ne sono molto onorato, sulle liste civiche e ha fatto una riflessione che in parte condivido e in parte no. Ha parlato di liste civiche fondamentalmente come modo per attirare più voti, ma questo è un modo molto utilitaristico di vedere cosa è successo a Vignola e non trovo sia sicuramente il modo migliore per descrivere quello che è successo. Secondo me le liste civiche sono state e sono un ottimo strumento per attirare cittadini e io per primo non ho mai avuto alcun interesse politico prima di queste elezioni, non fosse per la lista con cui mi sono candidato, non sarei qui. Quindi le liste civiche sono uno strumento per attirare persone che prima di politica non si intendevano e ora si intendono. E questo è un po' il limite, secondo me, di quello che ha scritto Andrea Paltrinieri. Molto,
molto importante. Detto questo, sono amareggiato assolutamente per come è uscita sui giornali, non rendo onore a nessuno questa cosa. Si sperava assolutamente che non finisse così, e anche perché dopo vari incontri in cui se ne è parlato, leggere queste cose riferite a me non fa piacere assolutamente. Trovo che un consigliere, specie di una lista civica, non debba essere qui per piantare la bandierina della sua lista civica sul tavolo, ma per cercare di dare un contributo a questo consiglio e cercare di lavorare al meglio. E quando un consigliere a 22 anni non ha mai, come detto, avuto esperienza politica, magari questa lista civica, e comunque il sistema lista civica, non è il modo migliore per entrare nelle dinamiche della politica, capire come funziona. Non ci sono tavoli di confronto, non c'è niente. È un sistema che può essere adatto, non lo so, a un Mauro Minozzi o a un Giancarlo Gasparini o a qualcuno che ha tanta esperienza politica e può prendersi sulle spalle questa cosa. Non è adatta a me. E per questo io ho fatto questa decisione di passare entro un gruppo più strutturato, che possa darmi delle basi più solide. Trovo inadatte le polemiche che sono uscite sui giornali, non voglio polemizzare oltre, voglio solo superare questa cosa e cercare di lavorare al meglio. Grazie. Grazie Enrico per le precisazioni. Se non ci sono degli altri commenti, proseguiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Voleva prima dire qualcosa il nostro sindaco rispetto agli addobbi che vedete lungo i banchi del Consiglio Comunale. Sì, venerdì scorso si è svolta la giornata della legalità organizzata dal scuola elementare di Vignola, dal distretto, al quale hanno partecipato 300 bambini in Piazza dei Contari. È stata una manifestazione molto bella, c'era anche Sergio, e è stata fatta in ritardo rispetto all'incontro che si è svolto a Bologna con Don Ciotti di sabato scorso, perché il venerdì precedente c'era l'eclissi di sole, quindi era pericoloso esporre i bambini a questo raggio. E quindi il discorso, dicevo, è stato molto bello. I bambini dell'elementare hanno preparato questi cartelli, questi che vi trovate, tutti i consiglieri e assessori si trovano sul tavolo, che sono stati regalati all'amministrazione comunale, dove si parla appunto della legalità. È un progetto della scuola elementare seguito da alcuni insegnanti, mentre i cartelloni che sono attaccati ai tavoli sono stati fatti in collaborazione con Libera. L'associazione ci ha chiesto di mantenerli esposti in consiglio per qualche giorno. Io ho aderito a questa richiesta e credo che sia molto importante, e quindi insomma volevo spiegare il motivo di questi addobbi e di quello che vi ritrovate sul tavolo. Grazie, grazie, bello, sì. Allora, il prossimo punto riguarda la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Quindi metto ai voti. Favorevoli? Astenuti? Scusa, non ho capito cosa hai votato. Favorevole? Astenuti? Contrari? Nessuno. Quindi hanno unanimità. Il quarto punto riguarda l'intitolazione della sala consigliare del Comune di Vignola. Do la parola alla Presidente della Seconda Commissione, che ha lavorato a fare sintesi rispetto alle varie proposte che c'erano sul nome della sala. Prego Claudia Grandi. No, ce la faccio, mi sentite? Su indicazione dell'assessore Ciardullo
che a nome della Giunta ha proposto qualche nome, abbiamo deciso in una commissione di ritrovarci e di valutare le proposte che fossero venute da tutti i gruppi consigliari. E quindi abbiamo fatto una commissione lunedì scorso e abbiamo cercato di trovare un nome solo, un nome comune, perché ci sembrava inopportuno arrivare in consiglio con diversi nomi che ci potessero dividere sul significato dei nomi che andavamo a presentare. Quindi i nomi che sono usciti erano molti, sia di cittadini vignolesi illustri che di nomi più generici. Abbiamo fatto una votazione per alzata di mano e il nome che è uscito dalla commissione è 23 aprile 1945, che è la data che ci ricorda la liberazione di Vignola. Questo anche in merito al fatto che quest'anno ricorre il 70° anno della liberazione. Quindi il nome che è uscito dalla commissione e che vi vogliamo proporre questa sera è questo, 23 aprile 1945. Grazie. Ci sono dei commenti o degli interventi a proposito? Se non ci sono degli altri commenti, mettiamo ai voti la proposta che è uscita dalla seconda commissione. Sì? Scusa Giancarlo, non t'avevo visto. Comprendo la difficoltà di vedermi, ma questa è solo una battuta. No, al di là delle battute, io credo che questo elemento sia un elemento importante. Credo che a 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ci possa essere un respiro più ampio per considerare quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale. È ovvio, ed è nozione di tutti, comprendere comprendere quello che si dice della storia recente, cioè che la scrivono i vincitori e non i vinti. Ecco, io credo che a distanza di 70 anni, io ho una mia idea, però a distanza di 70 anni credo che si debba considerare in maniera più ampia e più comprensiva quello che è successo in Italia in quel periodo. Norberto Bobbio ha scritto diverse cose sul periodo della Seconda Guerra Mondiale, in particolare dopo l'8 settembre, che è la data dell'armistizio, cioè la data in cui è stato firmato l'armistizio, anche se tutti sappiamo che i documenti erano già pronti e sono stati preparati nei primi giorni di settembre. In quell'occasione Norberto Bobbio diceva che il periodo dall'8 settembre al 25 aprile 45 ci sono state sostanzialmente tre guerre contemporanee in Italia: una guerra di liberazione, una guerra civile e una guerra di casta. Adesso io credo che non sia il momento di approfondire questa tematica, però credo che occorra analizzare questo periodo storico a distanza di 70 anni con una visione molto più ampia, perché abbiamo bisogno di comprendere veramente quello che la storia ci ha insegnato. Poi io sono convinto personalmente che sia stato fatto un grosso, c'è stato un grosso
partecipazione, di una guerra di liberazione dal nazifascismo, e quindi io sono più vicino a questo modo di pensare, ma credo che dal punto di vista intellettuale non dobbiamo dimenticare le altre due ragioni che hanno portato una persona sicuramente non di destra come Norberto Bobbio a fare queste affermazioni. Ci sono altre considerazioni? Bene, allora mettiamo ai voti la proposta uscita. Antonio, volevi dire qualcosa? Buonasera. Volevo solamente precisare che quando ci siamo riuniti per la seconda volta in occasione della commissione per decidere il nome, erano presenti alla commissione anche il sindaco e anche Enzo Cavani. E li abbiamo invitati a partecipare, anche se non ufficialmente membri della commissione, al tema che stavamo dibattendo. Per me questa è una data, intervengo come consigliere del PD, però penso che la nostra storia personale parli di noi come persone, ma anche come rappresentanti della nostra cittadinanza, quindi è un simbolo anche di riconciliazione, perché il territorio vignolese ha avuto morti da entrambe le parti di questa guerra civile. Quindi faccio esperienza della mia storia familiare. All'interno della mia famiglia, non il 23, perché era una data.